Nei mesi autunnali di programmazione di una vita, vedremo gli abitanti della cittadina alle prese con una grave malattia tipica di quei tempi, il tifo. L'ospedale verrà preso d'assalto in pochissimi giorni e il nostro Herman passerà lì tutto il suo tempo, cercando di salvare la vita ai malati e aiutato da Manuela. Le ricerche sulla causa dell'epidemia porteranno ad una strana constatazione: le acque del fiume sono state contaminate. Chi può avere fatto una cosa simile? Marco verrà portato d'urgenza in ospedale dopo aver bevuto l'acqua. Con lui anche Fabiana, che purtroppo non ce le farà. Le anticipazioni di una vita rivelano che in ospedale andrà Celia. La perfida Cayetana, naturalmente, non ha lasciato da parte l'idea di sbarazzarsi di Manuela e convincerà Celia ad aiutarla. Per convincerla, la della Serna racconterà della relazione tra Manuela e Herman e Celia non avrà più dubbi a riguardo. Come se non bastasse, la donna farà un incubo, sognerà che Manuela stringe tra le braccia la piccola Adriana. Alimentata dall'odio e dal rancore, aggredirà la ragazza brandendo un coltello. Riuscirà a salvarsi,